Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi un nuovo video. Questo è un video un pochino particolare perché praticamente stiamo organizzando per il 17 di febbraio, che è il martedì grasso, quindi il martedì di carnevale, una festa a casa di Gabriele. Quindi, siccome praticamente ho fatto degli acquisti carini e insomma molto carnevaleschi, ho deciso di farvi il video haul, che però voi vedrete sicuramente dopo la festa, perché voglio vedere di attaccarvi o dietro al video o magari durante questo video haul alcune foto o un pezzo di video, insomma per rendervi partecipi di cosa riusciamo a fare a 30 anni, yeah! Comunque, parto subito con il farvi vedere gli acquisti. Allora, stiamo organizzando questa festa anche perché sempre martedì 17 è il compleanno di un nostro amichetto e quindi insomma abbiamo deciso di unire l'utile al dilettevole, oppure prendere due piccioni con una fave, cioè fare una festa unica. Vi faccio vedere intanto gli acquisti per gli addobbi. Allora, tutti questi acquisti io li ho fatti a 99 cent perché praticamente è un negozio carino, molto economico, ha tante cosine molto carine e insomma è per organizzare le feste e l'altro. Allora, ho preso tre pacchi di coriandoli, questi mega coriandoloni, cioè è enorme questo pacco, è scritto quanto pesa, 300 grammi, quindi pagandolo appunto solamente 99 centesimi, che vedremo se utilizzarlo o per la festa, quindi fuori in questo caso, oppure se utilizzarlo se andiamo al carnevale a Viareggio, quindi insomma un pochino vedremo come fare. Andiamo adesso avanti, vi faccio vedere prima le cose che ho preso appunto per addobbare, poi dopo vi faccio vedere i costumi, yeah. Allora, per addobbare ho preso questi 6 pacchi di stelle filanti, dove 3 pacchi venivano 99 cent, e li ho presi praticamente perché con il pezzettino qua, voglio farci il segno a posto, cioè ci scrivo il nome, tipo Francesca, Gabriele, eccetera, eccetera, e poi li metto praticamente all'interno dei piatti da usarli come segnaposto. Poi ovviamente le stelle filanti si tirano e almeno comunque all'interno non sporcano, quindi insomma si possono ben utilizzare. Sempre per addobbare ho preso questa bella trombettina qua, non so se suona, penso di sì, però eccola qua. E poi ho preso le classiche insomma trombettine da festa, che tutte voi sapete sono 1, 2, 3, sono 6 trombettine insomma per divertirsi, che fanno più pare, che ragazzi. se. Ho preso questi tre, che sono 3 pacchi di praticamente le stelle filanti, quelle che scoppiano sempre da casa, e ne ho presi 3 pacchetti insomma per fare un po' di casino, però sono proprio veramente tranquille, le avevo prese anche per l'ultimo dell'anno e sono veramente 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 tranquille. Per addobbare la sala poi ho preso allora questo striscione con questi triangolini, è carino, cioè sono tutti triangolini colorati, vedete lo striscione intero, adesso non lo apro, comunque questo. E poi sempre neutro ho preso quest'altro striscione che è fatto così, vedete, è di carta, e anche questo è tutto colorato e insomma sono carini e costavano tutto 99 cent, quindi insomma va bene così. E poi ho preso un pacchettino di palloncini stracolorati. Apparecchiare invece, ragazzi, ho deciso di puntare comunque sempre tutto sul colore perché si sa che Carnevale insomma è la festa dei colori, e ho preso allora un pacco di tovagliole arancioni perché io comunque ho una tovaglia arancione che avevo preso per Halloween, quindi insomma riutilizzeremo quella lì, quindi questo pacco di tovaglioli arancioni, e ci ho preso intanto questi piatti, cioè guardate come sono carini con il cucchiaino e c'è scritto It's Fantastic. Ho preso questi e questi qua, che comunque hanno tutti sul tono dell'arancione con i puffettini, e dentro sono fatti così, ora non si vedrà niente, però se riesco li metto qualche cosa. Sono troppo bellini, troppo 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 troppo. E in coordinato ovviamente ci ho preso i bicchieri, eccolo qua, questi sono, che danno comunque sempre tutti sull'arancione, ecco arancione, vedete, sono rosa, arancioni, bellini bellini bellini, molto molto sfiziosi e colorati. Con il farvi vedere i
vestiti, tra virgolette, che ho preso. Non carico prima questo video perché praticamente i miei amici mi hanno detto di pensarci tutto io. Cioè, mi hanno detto pensaci te, fai tutto te. Quindi anche per loro sarà una surprise. Non sanno cosa io ho preso per mascherarsi, cioè mascherarsi è un parolone, però comunque insomma non sanno cosa gli ho preso, ma a voi lo faccio vedere tra virgolette in anteprima perché comunque poi il video lo vedrete dopo. Allora, per un ragazzo ho preso questa maschera qua di Batman, vedete, è carinissima, così sono Batman. Ok, basta cavolate. Comunque questa maschera qua di Batman si lega dietro con un classico elasticino e basta. Per un altro ragazzo invece ho preso questo completino qua, che c'è la mascherina verde con la cravattona enorme da clown che si attacca al collo, vedete, facilissimo, con un elastico molto molto carina, in pandan con la maschera verde, vedete, è carinissimo, cioè è molto 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 sfizioso e carino. Mi è piaciuto da morire e quindi insomma mi piaceva e l'ho preso. Poi, allora, per un nostro amico, ho preso questa passatina con i teschietti che tra l'altro si illuminano anche. Allora, la passatina, vedete, con i teschietti, carinissimo. E in abbinato ci ho preso questi che sono i guanti da morto, bellissimi, 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 bellissimi. Per Gabriele e il ragazzo che compra gli anni, che sono due pelati, non hanno capelli, ho preso due parrucche, una verde e una dorata, perché come vedete sono fatte così, belline, 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 e in coordinato ci ho preso i mega occhialoni, questi qua, che guardate quanto sono belli, sono bellissimi, sono stupendi, no? E li ho presi arancioni e verdi, cioè sono stupendi, sono bellissimi, e quindi poi loro metteranno in testa la parrucca e la maschera è... bambino è stato un pochino più facile, anche perché in primis eravamo meno e in secondis insomma perché noi donne siamo molto meno stucche degli uomini. Allora, a una mia amica ho preso questo, che è questo cerchiettino, vedete, in testa per fare tipo burlesque con questa piuma rossa, e in abbinato ci ho preso la mascherina rossa con il pizzo, cioè è veramente carina 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 carina. Ecco, quindi questa è un'altra maschera. Mi sono presa questa maschera qua fucsia perché, eccomi qua, waha, perché io ho, come avete visto già nel vlog di Viareggio dell'anno scorso, ho gli orecchi rosa e sto cercando disperatamente una coda, ma la troverò. Quindi siccome appunto ho gli orecchi rosa, in pantano ho voluto metterci questa maschera qua rosa fluo, bellissima. Ad un'altra mia amica ho preso questo kit qua, dove praticamente ci sono le orecchie con il fiocchettino da mini, il fiocchettino rosso, e in abbinato, ragazze, le ho preso la maschera, questa qua nera, fatta identica a quella rossa, cioè con il pizzo, che è veramente carina, cioè sono carine da morire. Per caso non c'era rosa, se non me la sarei presa io. Sonia, tanto so che guarderai sicuramente questo video. Io ho preso questo set qua perché mi ha detto, mentre ero nel negozio ci si smettaggiava, cosa non vuoi, mi fa, no dai, dice, da principessa. Allora gli ho preso la coroncina, non so se riuscite a vederla, c'ha tutti i brillantini oro e rosa, e poi c'ha lo scettro, cioè che è troppo carino, fatto così, sempre con le coroncine. E le pietruzze, scusatemi, rosa e verde. Ultima cosa importantissima, ho preso questo che è un pettine rosa gigantissimo, cioè vedete quanto è grosso, cioè è lungo quanto è il mio braccio, cioè è bellissimo. E questo l'ho preso così perché mi piaceva, comunque costava 1 euro, e poi perché voglio dare a Gabriele, all'altro nostro amico, che appunto sono pelati, e gli voglio dare questo pettine per farsi pettinare. Ultimissima cosa presa, ve la faccio vedere.
tanto quando questo video sarà in onda il compleanno l'abbiamo già fatto, ho preso le candeline al nostro amico, che sono carine, lunghissime, celesti, c'è scritto buon compleanno, vedete, e niente, a posto così. Il video è terminato, io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere anche voi sotto nell'info box e sotto nei commentini se avete fatto la festa di carnevale, se vi siete mascherati, come vi siete truccati. Io sicuramente mi truccherò, non so ancora che trucco mi farò, ma sicuramente mi truccherò, quindi vi aspetto sotto con i commentini. Un bacione enorme a tutte, spero che il video vi sia piaciuto, ciao! Ti viene il discorso, no, se ti aiuto? Non le parole, no. Discorso Luca, forza, se parli io ricordo, vai. Parla. Ciao a tutti, mi chiamo Luca, compio 39 anni, sono un vecchio giovane come noi. Ho un anno 38. E vabbè, ma quante cazzo di cose volete sapere? Sono un ragazzo, mi hanno regalato un orologio, non ha cipolla, perché se no si faceva l'interrata, avevo giù a... La guidi qui, brividi come gli altri giorni quando sto con te, ma siamo due satelliti in orbita su una volta. Vai alla tendinite, basta! Allora, mentre siete casi, se fai poro poro poro, io mi ho raccattato queste, basta! Porro porro! Amara di voi, ammazza anche te. Cioè. Au, vabbè, leggi bene. Un po' lembo. Tu non mette per il prossimo anno. Questo fa realtà a culo, non va male. Malviato, non va male. Sotto Marte c'è un bicchiere, sì. Ho un cinquantino per caffè? No, c'è un tavolo della vita. Oh, che giro per le... Oh, brividico. Quando sto con te, ti salutate a casa. Oh,